Ciao a tutti, avevo iniziato il vlog, era arrivato tipo a 10 minuti buoni, ma di colpo mi è preso tipo una botta di vergogna allucinante, perché sotto c'era Carmelo che mi sentiva e niente, mi sono bloccato, non ce l'ho fatta più a parlare, perché comunque sia io quando faccio i vlog devo essere tranquillo, solo. Infatti molto spesso anche per questo ritardo a farli, perché mi capita raramente di avere un momento libero da solo dove posso parlare tranquillamente, liberamente, senza nessuno che mi ascolta. Poi quando lo carico non me ne frega niente, tanto non c'è nessuno con me, quindi a posto. Come ho detto prima, pensavo di non fare il vlog la settimana scorsa perché non avevo niente da dire, perché io non sono una persona che fa i vlog solamente per raccogliere like o cose del genere, quindi non cerco il trend del momento, io cerco sempre di basarmi su un pensiero mio personale e di svilupparlo poi durante il vlog, perché comunque sia io so cosa penso, nel senso ho già le mie idee della vita e delle cose, però giustamente non è che mi faccio un discorso, parlo di getto e quello che esce esce, poi taglio le cose che non vanno bene. Quindi fino a domenica non ho fatto un vlog, ho saltato un'altra settimana come ho saltato la prima settimana di marzo. Però praticamente domenica mi è venuta l'illuminazione, perché ho visto un servizio al TG riguardante il nuovo brano di Francesco Renga, e lui parlava che il videoclip rappresentava tipo un astronauta in un pianeta sconosciuto, quindi una sorta di spiegazione, tipo magari come sentirsi tipo alieni in un pianeta alieno, qualcosa del genere. Comunque l'ho sentito di sfuggita, però questa cosa mi ha fatto scattare la scintilla su una cosa che penso io e molto spesso la dico, nel senso che secondo me, attenzione, perché comunque è sempre il mio pensiero, il mio punto di vista, non è importante secondo me cosa rappresenti nel videoclip, quanto cosa trasmette la canzone. Mi spiego meglio: un artista che realizza una canzone, già che riesce a trasmettere il messaggio con la canzone, già questo basta, nel senso che è la canzone che deve trasmettere il messaggio che l'artista vuole mandare, non il video. Il video deve essere un completamento. Se la canzone manda il 90% del messaggio, il videoclip deve fare il 10%. Non che il videoclip deve mandare il 50% del messaggio. La canzone da sola già deve bastare, altrimenti se l'artista basa il messaggio per la maggior parte o comunque per buona parte al videoclip, vuol dire che è insicuro, magari pensa che la canzone da sola non basti a mandare il messaggio, a meno che non fai musica tanto per fare musica e quindi niente, cioè non è che hai il messaggio che devi mandare, fai musica perché ti devi fare vedere e quindi il videoclip lo fai per farti vedere. La cosa non è proprio così, nel senso che se tu fai musica perché sei un artista e devi mandare dei messaggi, il video deve essere un lavoro di completamento. Questo è sostanzialmente quello che voglio dire. E questa cosa fondamentalmente molti artisti non la capiscono, tendono a dare troppa importanza al videoclip come se il videoclip sia il prodotto finale, quello che poi esce fuori, non ricordandosi che fondamentalmente l'importanza la devono dare alla musica, non al video. Come di nuovo ho detto e dico sempre le stesse cose. Di fatto i primi videoclip della storia, se non ricordo male e se comunque le mie fonti sono corrette, sono dei video dove fondamentalmente per la maggior parte c'erano gli artisti che eseguivano il brano. Perché si fa il CD? Ovviamente per vendere appunto la propria musica, guadagnarci qualcosina e andare avanti e fare altra musica, guadagnare e andare avanti. Però la situazione bella, ma bella bella bella, cioè quella che realmente conta per un artista, è il live. Quando lui deve fare, diciamo, un nuovo album, la parte più bella di fare il nuovo album è quando poi tu questo album lo presenti in live, quindi lo presenti alle persone. Quindi tu quando sei lì che canti la tua canzone, che magari ci hai lavorato tipo mesi, anni, non lo so, quando canti le tue canzoni, sei faccia a faccia col pubblico, quindi stai trasmettendo quello che realmente vuoi trasmettere, cioè il pubblico vede la tua faccia, vede il tuo gruppo, perché magari se siete un gruppo vede voi, e voi lì proprio trasmettete tramite il vostro linguaggio del corpo, tramite la vostra personalità, tramite la vostra voce, tramite il vostro essere bravi musicisti, comunque bravi DJ, quello che è, comunque bravi artisti,
trasmettete al pubblico esattamente quello che volete trasmettere. E poi ovviamente con il completamento di coreografie, magari, che ne so, ballerini, luci, che ovviamente nel live si possono aggiungere, perché nel live tutto fa brodo. Quindi tutto il resto, tutto quello che è al di fuori del live, trasmette in funzione semplicemente della musica. Perché questa spiegazione? I primi video vedevano delle situazioni di esecuzione, o comunque sia dove appunto gli artisti, anche se in playback, cantavano o suonavano il brano, e poi ovviamente c'erano ballerini, cose del genere, coreografie, però il messaggio era diretto, nel senso che il videoclip, essendo che era una situazione molto simile al live, c'era quella trasmissione di emozioni che proprio l'artista voleva dare, era quella reale, perché tu nel momento in cui guardi il viso dell'artista che sta cantando la canzone percepisci proprio quello che lui vuole dire, ma proprio a livello proprio microscopico, cioè anche i muscoli del viso parlano in quel momento. E quindi il messaggio ti arriva in pieno, proprio ti colpisce. E per questo è bella l'emozione dei concerti, dei live, per questo la gente si diverte tantissimo quando guarda un'esibizione live. E la stessa cosa avviene semplicemente con l'ascolto, nel senso, se la canzone vale tantissimo e non c'è bisogno di caricarla col videoclip e quindi di pompare l'uscita del brano con cose che poi magari non c'entrano un cavolo con quello che vuoi trasmettere. E quindi perché il videoclip non trasmette le stesse cose che trasmette la canzone o il live? Perché molto spesso l'artista, che non capisce questa cosa, molto spesso si porta un passo fuori da quella che è la sua competenza. Un musicista o un cantante che scrive appunto un brano, quando scrive il brano ha in mente la storia e il messaggio che vuole dare. Quando gli artisti si affidano a terzi, quindi a persone che realizzano il video, non si rendono conto che la maggior parte di queste persone, o comunque buona parte di queste persone, sono artisti. Quindi il loro linguaggio di comunicazione è il video, come il linguaggio di comunicazione dell'artista che l'ha ingaggiato è la musica. Quindi quando l'artista comincia a caricare con le proprie idee, che molto spesso non funzionano perché non fa il regista, quindi non sa, ok, proprio non ce l'ha magari per passione, comunque ha un legame con la fotografia, con il video, quindi molto spesso non sa cosa funziona in chiave video. E quindi comincia a caricare il video di scene, di effetti, di cose che poi all'atto pratico non danno nessun messaggio, non danno nessun completamento naturale a quello che deve essere, a quella che deve essere la storia che l'artista stesso ha avuto in mente quando ha concepito il brano. Mentre questa cosa è una naturale competenza del regista, perché regista, per dire, molto spesso questa cosa capita a me. Quando io vado a sentire il brano, quindi quando vado all'ascolto e devo poi sviluppare il videoclip, innanzitutto mi faccio dire per bene cosa voleva dire lui quando ha scritto quella canzone, comunque il messaggio che vuole dare lui. Poi mi baso anche molto sul titolo. Già nel titolo era chiuso il messaggio della canzone, quindi anche il titolo è importante. Molti artisti non danno importanza al titolo, pensano che sia una cosa così da prendere un pezzo della canzone e diventa titolo, però non capiscono che il titolo già fa il brano. Già tu quando senti il titolo devi avere in testa di che cosa si sta parlando. Poi molto spesso, se non capisco il testo, me lo faccio spiegare e vado molto a sensazione, nel senso che una volta io presi tutti questi elementi, messi in una scatola, poi in questa scatola ci vado a mettere il budget, poi in questa scatola ci vado a mettere la tempistica, presi tutti questi elementi si chiude la scatola e la scatola si mette lì. Poi vado ad ascoltare il brano e con tutti questi elementi io nella mia testa vado a comporre la storia, quello che deve essere il naturale completamento del messaggio del brano. Quindi non una cosa a parte, non una cosa che non c'entra niente, non una cosa carica di effetti e di cose che poi non ti danno niente, non ti lasciano niente. Il video deve lasciare qualcosa, ma non per il video in sé, ma perché il brano comunica il messaggio. Il video te lo fa vedere. Quindi già facendo un video di esibizione, molto spesso questa cosa succede, nel senso che se io, per dire, faccio un video di un gruppo, di una band,
e li riprendo solamente e semplicemente eseguire il brano con la situazione giusta per la band, nel senso con gli abiti giusti, con la location giusta, con la situazione giusta, già si può trasmettere il messaggio, perché appunto, come ho detto prima, si va già nel discorso live, emozioni proprie, quello che prova il cantante e il gruppo quando esegue il brano. Ci sono i casi dove è brutto fare solo questo, si deve fare qualcosina in più. Quindi magari, che ne so, si può sviluppare una storia, si può sviluppare una forma di video art, una forma di concetto artistico, magari molto semplice. Poi è questa la chiave, secondo me, della comunicazione, la semplicità. Una cosa più è semplice, più è diretta, più arriva a chi la sta vedendo, a chi la sta ascoltando. E di questo poi io c'ho una scuola di pensiero che parte da registi, da svariati registi che adesso attualmente stanno facendo veramente, secondo me, la storia del videoclip. Ve ne elencherei un paio, per dire: gli ultimi videoclip dei Tame Impala sono veramente spettacolo, i videoclip dei Black Keys, tranne uno dove hanno ricreato una scena alla stile Robert Rodriguez, che quello secondo me è un pochettino eccessivo, un po' carico. Comunque sì, è spettacolo pure quello, è nella linea spettacolare di tutti i videoclip spettacolari dei Black Keys. Però secondo me, quanto vale Lonely Boy, dove c'è in eretto che balla, non vale l'altro. Gli OK Go sono geniali, ma sono geniali oltre ogni dire. Poi ci sono comunque un paio di video di Sia che sono anche molto belli, e comunque potrei continuare all'infinito. Quindi quelli proprio hanno colto realmente il vero senso, secondo me, di cosa vuol dire fare un videoclip musicale, e soprattutto hanno saputo indirizzare il regista, che è anche un artista, o comunque si sono saputi far consigliare dal regista, che comunque è anche un artista. E quindi, unendo l'arte musicale, quindi l'artista che come proprio linguaggio ha la musica e l'artista che come proprio linguaggio ha il video, unisci queste due arti, completi l'opera. Il video va a completare naturalmente la storia che si vuole raccontare con la canzone, e crei un capolavoro. Quindi questo è il mio punto di vista sulla realizzazione dei videoclip. I videoclip non sono semplicemente una situazione che si va a creare per fare una mera promozione al brano, ma sono molto di più. Possono realmente completare il messaggio che vuole dare la canzone, che già da sola deve dare. Non ha bisogno del videoclip, anzi non deve aver bisogno del videoclip. Oggi tutto qua, penso di aver detto tutto. Se dimentico qualcosa, magari la dico nel prossimo vlog. Spero questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il mio pensiero, condividetelo, mettete mi piace, commentate soprattutto se volete che io parli di qualcosa in particolare. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina, seguitemi su tutti i social, perché se mi cercate come Federico Maio Art sono dappertutto. Una grossa e bella novità, una bella novità che ha inserito Facebook, sono le live su Facebook, appunto, e quindi seguitemi anche nelle live su Facebook, che per adesso abbiamo iniziato a fare sulla pagina 23esima strada, che comunque sia già le live le facciamo con Periscope, però con Periscope è una situazione un po' più scialla, nel senso che ti devono cercare dal mondo, ti devono vedere, invece magari su Facebook già ci sono i tuoi amici che ti cominciano a vedere, già tu puoi fare cose sapendo che almeno qualcuno ti guarda e poi ti dice: oh, ho visto il tuo live, spettacolo! Che è quello che magari ci interessa di più a noi, che andare in America e sperare che un americano abbia visto il live su Periscope. Poi le live sono un altro strumento che, come Snapchat, che per ora mi sono fissato, che userò spesso, quindi seguitele. E per il resto, ciao!